Amiche ed amici, benvenute e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il glossario filosofico. Oggi parliamo del termine determinismo o anche causalismo. Cosa si intende per causalismo o determinismo in filosofia? Con questi termini solitamente si suole designare ogni concezione, ogni prospettiva filosofica secondo la quale tutto ciò che avviene, che accade nell'universo o in natura è frutto della necessità e di una ragione. Quindi tutto ciò che accade non avviene per caso o a caso, oppure non è frutto di un fine più alto, quindi non ha uno scopo. Tutto ciò che accade non poi si muove verso una finalità, verso un telos, uno scopo. Secondo il determinismo, tutto ciò che esiste è già predeterminato e avviene attraverso un processo meccanicistico di causa ed effetto, dove ovviamente la causa è ciò che sta all'origine di un effetto e l'effetto è il prodotto di una determinata causa, per l'appunto. Quindi in questo modo la mentalità causalistica e meccanicistica e quindi deterministica sta alla base anche della scienza. È uno degli elementi imprescindibili, fondamentali anche della scienza moderna, tanto è vero che essa è nata e si è sviluppata proprio grazie a questo desiderio di ricercare le cause delle cose che stanno all'origine delle cose e di tutto ciò che accade e anche le leggi che determinano quelle cose. Quindi per questo si parla di determinismo, ecco, le leggi che determinano l'accadere delle cose in natura e nell'universo. Ma il determinismo si può dire che a buon diritto nasce con il materialismo atomistico democriteo, perché il materialismo e il meccanicismo atomistico democriteo è appunto un causalismo, determinismo, perché tutto ciò che avviene in natura e tutto ciò che appunto accade nell'universo, secondo Democrito, non è frutto di un fine più alto, non è frutto del caso, ma di questo scontro fra gli atomi, fra la materia, quindi è frutto di una causalità meccanica predeterminata. Quindi in ciò sta la visione, oltre che materialistica e meccanicistica, anche deterministica della filosofia democritea e di Democrito e del suo maestro Leucippo, insomma. Ma in questo modo meccanicismo e determinismo, come vi ho detto, sono strettamente correlati, ma non sono la stessa cosa, perché mentre il meccanicismo risponde alla domanda come, ecco, le cose sono prodotte, come accadono attraverso un meccanismo causa-effetto, perché secondo il meccanicismo la natura, il mondo è come un grosso orologio, una grande macchina fatta di ingranaggi, e l'ho spiegato in un altro video che potete recuperare nel glossario filosofico. Invece, per il determinismo, risponde alla domanda perché, e le cose, il determinismo dice, avvengono perché sono frutto della necessità e sono frutto appunto del meccanicismo, quindi avvengono tramite meccanicismo, tramite un processo meccanico, causa-effetto, perché esso è dettato dalla necessità o dalla ragione, ma non a caso, né in virtù di un fine più elevato. Infatti, per i deterministi, il finalismo è la posizione antitetica e più ostile. Come vi dicevo anche l'altra volta, in realtà, poi nel corso della storia ci saranno tante posizioni diverse, perché ci saranno filosofi, pensatori che saranno anche meccanicisti per quanto riguarda l'ordine delle cose, della natura, dell'universo, e poi in ambito religioso, teologico, saranno finalisti. E quindi la visione meccanicistica da un punto di vista
naturale, cosmologico, non esclude, poi nel caso soprattutto della filosofia moderna, come in Galilei, ad esempio in Cartesio, non esclude appunto anche il finalismo religioso. Però poi qui ritorneremo a parlare dell'argomento in video più accurati, più approfonditi. Però volevo leggervi un frammento di Leucippo, dove in un noto frammento di Leucippo viene detto questo: nulla si produce senza ragione, ma tutto avviene per un motivo e in forza della necessità. Questo punto è interessantissimo perché ci fa capire la concezione meccanicistica e deterministica appunto di Democrito e Leucippo. E poi in secondo luogo vi propongo un altro estratto dalla storia della filosofia occidentale di un grande logico e matematico contemporaneo che è Bertrand Russell, e anche filosofo, dove Russell dice questo: quando chiediamo perché riguardo ad un fatto, possiamo intendere a quale scopo sarà accaduto tale evento, oppure quali precedenti circostanze lo hanno causato. La risposta alla prima domanda è una spiegazione teleologica, dove teleologismo sta ad indicare appunto il finalismo, sinonimo di finalismo perché il telos è lo scopo, come vi dicevo prima, ossia una spiegazione per mezzo delle cause finali, dice Russell. La risposta alla seconda domanda è una spiegazione meccanicistica. Non vedo come si potesse sapere in anticipo quale delle due domande la scienza avrebbe potuto porre, o se avrebbe potuto porle entrambe. E questo ci fa capire la lungimiranza di Democrito e di Leucippo. Gli atomisti posero la domanda meccanicistica e dettero una risposta meccanicistica. I loro successori, fino al Rinascimento, si interessarono di più alla domanda teleologica e così spinsero la scienza in un vicolo cieco. Queste sono parole di Bertrand Russell per farvi capire appunto la lungimiranza della concezione filosofica democritea e dei meriti di Democrito e Leucippo, che vi ricordo sono filosofi, pensatori vissuti nell'antica Grecia, nel V secolo a.C. Democrito era di Abdera.